Questo qui sarà l'ultimo video della serie Doppio PC. Andrò a spiegarvi tutte le criticità di questo sistema, andrò a farvi capire perché un doppio PC è importante, andrò a farvi capire se un doppio PC è fondamentale e soprattutto vi farò capire quale parte mi ha davvero scocciato di queste 3 settimane in cui mi sono approcciato al mondo dello streaming con doppio PC. Ma prima di andare nel vivo del video vi lascio lo sponsor di oggi, che dura 45 secondi, e se volete potete skipparlo, ma io come sempre vi consiglio di non farlo. Metal PC Custom è lo store tutto italiano a cui rivolgervi per il vostro prossimo PC. Con un'ampia scelta di schede madri, processori, schede video, RAM e chi più ne ha più ne metta, è uno dei negozi più forniti e con il servizio assistenza migliore che abbia mai trovato. Infatti tutto lo staff è disponibilissimo, simpaticissimo e soprattutto preparatissimo. Sia che siate neofiti, sia che siate professionisti, per quanto riguarda il mondo dei PC, sarete seguiti dall'inizio alla fine del processo d'acquisto e soprattutto riceverete assistenza successiva all'acquisto se mai doveste avere qualche problema. Metal PC Custom, tutti i link sono in descrizione e ricordate di dire che vi manda il punto di G. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e c'è da fare una premessa. Allora, è vero che un saddister mantiene sempre la parola data, ma è anche vero che un G ricorda la gentilezza e la ricambia. Ci tengo a precisare che il progetto del doppio PC è stato aiutato dal gruppo Telegram Teraflops di Saddi, specialmente per quanto riguarda la sezione alimentatore, ok? Lo stesso Saddi, Falco75, Patrick di Dante's Hardware mi hanno consigliato delle cose, per cui ragazzi, se non fate parte di questo gruppo, andate sul canale Viola di Saddi, abbonatevi al canale e guardate che potrete entrare in un circolo, diciamo, di eletti dell'hardware, no, comunque di persone molto molto competenti che sapranno aiutarvi con qualsiasi problema voi abbiate per quanto riguarda il mondo tech, ok? Quindi fatelo. Ma vediamo un pochettino di parlare di questo doppio PC. Ragazzi, un doppio PC innanzitutto a cosa serve? Serve semplicemente per chi vuole fare streaming a livello professionale o chi vuole effettivamente registrare un contenuto da un PC principale senza andare a togliere prestazioni allo stesso. Mi spiego meglio. Il mio PC principale comprende un Ryzen 9 3950X, un RTX 3080, 32 giga di RAM, e voi direte: cacchiarola, ma è già un ottimo PC per streamare e per registrare. Vero, ma c'è una perdita di prestazioni, specialmente quando si streama e si streama casomai qualche test di qualche periferica hardware o addirittura qualche videogioco. Vi faccio un esempio molto stupido. Rocket League è un gioco leggerissimo, ragazzi. Con la 3080, in risoluzione 3440x1440, gira di norma sui 250 frame al secondo fissi. Mentre streammo, invece, il frame rate cala drasticamente. Io perdo anche 100-120 frame al secondo. Non che sia una cosa estremamente importante, però ecco, ai fini pratici di qualche test è importante che il tutto sia non alterato da un calo di prestazioni. Quindi un PC secondario che comprende un Ryzen 5 3400G, 16 GB di RAM e una scheda di acquisizione Elgato 4K60 Pro, è ciò che serve. Non è la soluzione migliore, ecco, perché ci sono soluzioni decisamente più potenti, ma è la soluzione che io ho trovato più adeguata nella mia situazione. Perché avere un case, cioè questo qui, il Fantech Sento 719, in grado di contenere due PC, beh, tanta roba. Qual è il problema più grande di questo PC, ragazzi? Fondamentalmente, a parte l'assemblaggio, cosa che io ho comunque già discusso in questa serie di video, il problema più grande si presenta quando bisogna aggiornare due sistemi. Ok, aggiornare il PC per quanto riguarda driver, comunque componenti software, è un po' una rottura di scatole. Molto spesso ce ne dimentichiamo, molto spesso è una cosa che passa in secondo piano se non attiviamo il reminder automatico almeno una volta a settimana. Questo con un PC.
Con due lo sbattimento ovviamente si raddoppia. E soprattutto, se non aggiornate bene il secondo PC, perché raga, AMD è fantastica dal punto di vista hardware, ma dal punto di vista software, per quanto riguarda BIOS e altre cose, è decisamente ancora qualche passo indietro rispetto a Intel, e nella parte grafica qualche passo indietro rispetto a Nvidia, perché il 3400G è vero che è un processore a 4 core di fascia bassa, ma ha un chip grafico integrato che vi permette comunque di fare l'encoding senza problemi. Io con questo PC riesco a streamare in 1080p a 50 frame al secondo, 48 ad essere precisi, ma raga, in streaming tra i 48 e i 60 frame al secondo non c'è minimamente differenza, cioè un occhio allenato forse riesce a dire guarda stai andando a 50 frame al secondo, ma la compressione di Twitch, credetemi, elimina qualsiasi divario possa esserci tra un 50, un 60 e un 45 frame al secondo pulito, ecco. Quindi, ecco, aggiornare il PC da streaming deve entrare nelle vostre abitudini se volete avere questo tipo di sistema. Oltretutto, per quelli che hanno paura che una B550, perché io ho una Mini TX B550 qui dentro come scheda madre per il PC da streaming, quelli che hanno paura che questa scheda madre non supporti il 3400G, raga, lo supporta, io lo sto utilizzando ormai da 3 settimane, non ho avuto un singolo problema col BIOS. Oltretutto la scheda madre in questione esce dalla scatola con il BIOS F10 già installato. Il BIOS F10 appunto è la 10ª iterazione del BIOS, quindi ogni minimo problema di incompatibilità non esiste. Io non ho mai avuto un problema per quanto riguarda il riconoscimento di CPU, il riconoscimento di RAM, riconoscimento di SSD, di porte SATA varie. È andato tutto liscio come l'olio. Ho avuto solo un singolo problema, e cioè il fatto che molte volte i software dedicati all'overclock del processore, perché io tendo a non farlo da BIOS, tendo a farlo via software nel sistema, quindi in Windows, e dopo farlo da BIOS, molte volte questi software non mantengono le impostazioni che tu dai loro. Ed è un po' una rottura di scatole. Questo può portare a stuttering dello streaming, ovviamente, perché se il PC principale, quindi quello lì che c'è qui su, si occupa del proiettare il contenuto, il PC che c'è sotto deve prendere il contenuto tramite la scheda di acquisizione e poi mandarlo al software da streaming e mandarlo su internet. Cosa molto molto semplice. Ma se il processore è downclockato e la RAM è downclockata, beh, cominciano a esserci problemi di stuttering, ed è una cosa molto fastidiosa questa. Vi posso assicurare però, raga, che col giusto aggiornamento sempre di software, di driver, eccetera, eccetera, questo sistema riesce tranquillamente a supportare un video in 1080p 60 frame al secondo proveniente da una mirrorless, cioè quella lì con cui sto registrando adesso. Ed è tanta roba. Riesce anche a supportare il video da mirrorless e gameplay annesso. Quindi fidatevi, raga, non avrete problemi di prestazioni. Ci sono sistemi che hanno un migliore rapporto qualità-prezzo. In questo preciso momento storico no, perché la cosa migliore sarebbe avere un processore almeno a 6 core e una scheda grafica dedicata, magari una 1660 Ti. Ma per adesso, ragazzi, vi posso dire che questo sistema è davvero fantastico per quanto riguarda le prestazioni che offre. È una rottura di scatole per i driver. Se volete avere un contatto diretto col PC, dovete avere doppie periferiche, cioè un secondo mouse, perché al momento ho due mouse, appunto, questo è per il sistema principale, questo è per il sistema secondario. Doppia tastiera, ovviamente, perché io ho anche una doppia tastiera. Esistono comunque altri sistemi per far comunicare due macchine allo stesso momento, ma ecco, l'analogico, cioè tra virgolette, il contatto diretto, beh, elimina ogni impedenza software che possa esserci. Quindi ricordate, raga, driver, spazio e, beh, attenzione un pochettino ai software, perché, ripeto, AMD hardware parlando è davvero fantastica. Dal punto di vista software, beh, c'è ancora qualcosina da migliorare. Il sistema mi piace molto, mi ci sto trovando davvero molto molto bene, a parte quello che ho detto prima. Il video finisce qua, fatemi sapere voi cosa ne pensate, fatemi sapere se avete intenzione di creare un doppio PC, perché con la mia esperienza
posso tranquillamente aiutarvi a risolvere problematiche. Se volete vedere questo bimbo in azione, vi ricordo di andare in descrizione, perché ci sono tutti i miei link social, soprattutto il link del canale Viola. E soprattutto, ragazzi, vi lascio qualche link dei canali delle persone che mi hanno aiutato praticamente quando ho avuto qualche problemino per quanto riguarda il PC, la scelta di alimentatore, eccetera, eccetera. Quindi, ovviamente, il canale di Saddi, il canale di Falco75, il canale di Patrick di Dantes Hardware e anche il canale di Marco di MB Hardware, e anche lui mi ha suggerito effettivamente la soluzione poi della seconda scheda video per quanto riguarda l'encoding, eccetera, eccetera. Che dire, il video finisce qua, grazie mille, ricordate di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto DG, e ci vediamo in un prossimo video, sempre qui sul Punto DG, sempre qui col vostro G, per cui ciao ciao belli.